Vittoria, un bracciante agricolo preso a bastonate, due pastori arrestati dai carabinieri. Presunta truffa, i malati a Ragusa, annullato il sequestro di beni a un avvocato di Palermo. A Modica, ultimatum della Corte dei Conti, 30 giorni per evitare il dissesto finanziario. A scuola di TV con canale 74, il programma per le scuole e gli studenti. Bentrovati con l'informazione di Canale 74. A Vittoria, un bracciante agricolo preso a bastonate, due pastori arrestati dai carabinieri, la lite si sarebbe scatenata per dissapori legati al pascolo. Per il rumeno, ricoverato al Guzzardi, lesioni aggravate, guaribili in 45 giorni. Avrebbero malmenato e colpito più volte violentemente con bastoni di legno, lasciandolo tramortito a terra, un rumeno di 57 anni, per dei dissapori legati al pascolo nei terreni che l'uomo aveva avuto il compito di vigilare. Sono finiti così in manette Gaetano Cassisi, classe 64, pregiudicato, e Salvatore Candiano, classe 80, incensurato, entrambi pastori. Sono considerati responsabili di lesioni personali aggravate nei confronti di un bracciante agricolo rumeno, che è stato ricoverato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi. L'uomo ha riportato lesioni multiple che hanno interessato tutto il corpo e nello specifico costole e polmoni ed è stato giudicato guaribile in 45 giorni. La segnalazione al 112 è arrivata da parte di un vicino che ha raccontato dell'aggressione subita dall'agricoltore che svolgeva anche mansioni di custodia del terreno, avvenuta in un appezzamento agricolo di Contrada Torrevecchia. Una pattuglia dei carabinieri è immediatamente giunta sul posto e grazie alle prime dichiarazioni assunte dai testimoni e dai vicini è riuscita a risalire ai responsabili, due pastori che lavoravano nella zona che di fronte al rifiuto del rumeno di far entrare il gregge nel fondo lo avrebbero picchiato per poi disfarsi delle spranghe abbandonandole per le campagne limitrofe. Poi l'arrivo delle gazzelle dei carabinieri che ha permesso il ricovero immediato del malcapitato, evitando che la gravità del quadro clinico potesse degenerare. Condotti in caserma in via Garibaldi, due al termine delle formalità di rito sono stati ristretti presso la casa circondariale di Ragusa. Cronaca, presunta truffa, i malati a Ragusa, annullato dai giudici del riesame il sequestro di beni per 140.000 euro ad un avvocato di Palermo. Un avvocato 44enne di Palermo e il suo collaboratore 48enne erano stati accusati dalla polizia di aver truffato per 250.000 euro 19 ragusani affetti da diverse patologie derivanti da trasfusioni del sangue. Un vero e proprio scandalo che aveva coinvolto decine di malati talassemici. Al legale e al suo collaboratore erano stati sequestrati beni in conti correnti, conti, depositi e titoli. I due erano stati indagati per truffa aggravata continuata in concorso. La Procura di Ragusa ha annullato il decreto di sequestro preventivo. Il Tribunale del Riesame ha quindi ordinato l'immediata restituzione di quanto sottoposto a sequestro, circa 140.000 euro, all'avvocato indagato. Ne dà notizia il legale Enrico Tignini, il quale ha peraltro dimostrato attraverso una copiosa documentazione prodotta ai giudici come non solo fosse stata espletata l'attività professionale in favore di tutti gli assistiti, ma come anche in molti casi ci fossero stati dei risultati raggiunti. Parecchi malati, tra cui alcuni membri dell'associazione Protalassemici, si sarebbero rivolti all'avvocato e al suo collaboratore in quanto esperti nel settore degli indennizi e dei risarcimenti previsti dalla legge 210 del 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie o trasfusioni di sangue. E la polizia ha scoperto nel centro storico di Modica un panificio abusivo che operava esclusivamente in orari notturni per sfuggire ai controlli. Dall'ispezione dei luoghi si è appurato che un modicano di 43 anni, già noto alle forze dell'ordine, insieme a una coppia di giovani, anch'essi con precedenti, operava in precarie condizioni igienico-sanitarie. Nel locale uno dei collaboratori aveva trasferito il proprio domicilio dormendo su un materasso che era appoggiato a terra, vicino al forno a legna. Per il titolare è scattata la chiusura del panificio, oltre ad una sanzione di 3.000 euro.
E ci spostiamo a Santa Croce, un bypass alla condotta idrica per rubare l'acqua. I carabinieri denunciano un sessantenne. Ancora una denuncia a Santa Croce Camerina per furto di acqua pubblica. Da tempo ormai il problema della rete idrica infatti è molto sentito. Spesso accade che i rappresentanti della Mediale SRL, l'impresa che gestisce il servizio di fornitura acqua potabile, si presentino al comando dell'Arma per denunciare manomissioni dei contatori, allacci abusivi e furti d'acqua. Questa volta i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa un sessantenne, agricoltore incensurato, oltre che per furto aggravato anche per ingiurie e minaccia. Alcuni operai della Mediale SRL infatti stavano eseguendo uno scavo quando si sono accorti di un allaccio abusivo alla rete idrica finalizzata a bypassare il contatore. Il proprietario dell'abitazione, titolare del contatore, presente sul posto, ha minacciato il geometra responsabile dei lavori, dicendo che prima o poi si sarebbero rivisti. Inoltre avrebbe dato dei ladri a tutti i presenti dipendenti dell'azienda. Le forze dell'ordine fanno sapere che i controlli non si fermeranno e ricordano che per tutti coloro che abusivamente si allacciano a reti idriche, elettriche o del gas, è prevista la denuncia e il codice penale prevede che si possa addirittura procedere all'arresto. Ieri sera i carabinieri di Modica hanno sorpreso un cittadino cinese, classe 69, alla guida del proprio ciclomotore senza patente, senza casco e sprovvisto della copertura assicurativa. L'uomo ha provato a corrompere i carabinieri per non procedere alla compilazione dei verbali offrendo loro 50 euro. È stato quindi denunciato a piede libero per il reato di istigazione. E sempre a Modica, ultimatum della Corte dei Conti al Comune oppure sarà il dissesto. 30 giorni per evitare il dissesto finanziario. Sentiamo. 98 pagine fitte e complete che passano al setaccio in maniera approfondita i conti dell'ente modicano. Un bel malloppo di pagine che detta le necessarie prescrizioni che devono essere adottate con urgenza dall'ente comune per rendere attendibile e congruo il piano di riequilibrio. Ne dà notizia il consigliere comunale di Sinistra Ecologia e Libertà Vito D'Antona, dopo aver letto il contenuto del lungo documento. La Corte dei Conti, pur approvando il piano che fu adottato per evitare il dissesto finanziario del comune, dice D'Antona, impone una serie di adempimenti da adottare finalizzati a superare tutte le criticità, adempimenti sottoposti a costante verifica da parte della stessa Corte. In primo luogo, entro il 31 dicembre di quest'anno, la ricostituzione degli equilibri di cassa e la copertura dei debiti assunti. La Corte dei Conti, in maniera approfondita, conferma la gravissima situazione finanziaria del nostro comune e la persistenza ancora oggi delle criticità che nel 2012, senza l'adozione del piano di riequilibrio, avrebbero obbligato il comune a dichiarare il dissesto. In un quadro di preoccupante assenza di chiarezza nella situazione finanziaria, la Corte impone la necessità di superare i fattori di squilibrio che da anni sono oggetto di dibattito politico. La Corte dei Conti, prosegue D'Antona, al fine di considerare affidabile il piano, richiama il Comune ad un'azione precisa e puntuale per eliminare il persistente ricorso alle anticipazioni di cassa, paradossalmente incrementato anche in presenza del prestito della Cassa dei Depositi e Prestiti, incrementando le entrate dei tributi degli anni precedenti che nell'ultimo triennio hanno registrato il dato peggiore di riscossione. In pratica si deve procedere subito a coprire finanziariamente tutti i debiti fuori bilancio sorti in questi anni, a razionalizzare la gestione delle società partecipate, a rivedere gli avanzi di amministrazione degli ultimi due anni condizionati dalle entrate per tributi pregressi, scritti nei bilanci e non riscossi. Purtroppo l'emergenza finanziaria non è ancora finita e il rischio di dissesto torna imperante. E a Gela un convegno del PD per affrontare tematiche importanti quali agricoltura e turismo, il futuro verso cui guardare per il territorio gelese. Un incontro importante oggi qui al Teatro Antico di Macchitello, soprattutto verte su turismo e agricoltura, due settori in grave difficoltà. Onorevole Arancio, credo che oggi parlare di due settori come turismo e agricoltura è qualcosa di veramente importante. Noi non vogliamo essere alternativa all'industria, che per noi, per Gela, l'industria resta sempre al primo posto, ma essere complementari sì, perché pensiamo
che l'agricoltura sia un volano storico del nostro territorio, che il turismo, viviamo in una città che ha una storia che tutti ci possono invidiare, però questi settori sono in crisi, hanno bisogno di essere rilanciati e tra dicembre e gennaio partirà la programmazione europea. Vorremmo dare a tutto il comprensorio l'informazione e poi gli strumenti per aderire a questi finanziamenti. Perché l'agricoltura è un asse fondamentale per poter avere una crescita economica sostenibile, che può migliorare il nostro territorio e dare quelle basi per poter far partire pure un turismo che non è solo esclusivamente di vacanza per il periodo estivo, ma un turismo culturale, un turismo per la tradizione, per le bellezze naturali che abbiamo nel nostro territorio. E attorno al turismo ci sono le speranze dei siciliani. Il documento di programmazione economica e finanziaria fissa l'asse del turismo come quello principale dove può ripartire il rilancio e la ripresa dell'economia in Sicilia. Quindi abbiamo l'onere e la responsabilità di governarlo con iniziative programmatiche importanti. In questo territorio l'attività principale sarà quella della riprogrammazione dei nuovi distretti turistici, dove bisogna legare Gela da un lato all'itinerario UNESCO nel rapporto con le città tardobarocche del sito UNESCO, quindi Modica, Scicli e Ragusa, e dall'altro la Valle dei Templi. E ora ci fermiamo, c'è la pubblicità, a tra poco. Anche quest'anno è in arrivo nella tua città l'influenza. L'influenza è causata principalmente da quattro tipi di virus. Il vaccino può prevenire l'influenza, ma dato che i virus ogni anno cambiano, ogni anno è necessario produrne di nuovi. Per questo è importante vaccinarsi ogni anno. Quando hai l'influenza, improvvisamente avverti dolori, brividi, febbre. Tossisci e stai male. L'influenza è molto contagiosa. Tutti possono prendere l'influenza. Tuttavia, alcune persone sono particolarmente vulnerabili. Vaccinarsi è il modo migliore per evitare l'influenza. E non preoccuparti, il vaccino non può causarti l'influenza. Fatevi trovare preparati, il freddo è alle porte. Pavingross vi offre la possibilità di riscaldarvi in modo pratico ed economico con le nuove stufe Nortem Calore Italiano, disponibili in un ampio assortimento. E se acquistate una stufa Nortem riceverete in omaggio la prima fornitura di pellet. Stufe a pellet Nortem, in esclusiva da Pavingross, via Sorda Sampieri 238A. Stufe a pellet Nortem, il calore nelle mie mani. A Modica, al liceo scientifico, il progetto EU Back to School, per far conoscere e avvicinare i giovani alle istituzioni europee. Oggi una conferenza al liceo scientifico Galileo Galilei di Modica per avvicinare gli studenti al mondo dell'Unione Europea. L'iniziativa fa parte del progetto EU Back to School, che ha come obiettivo proprio quello di superare quella distanza che ancora oggi si avverte fra i cittadini e le istituzioni europee, troppo spesso avvertite come lontane. Relatore d'eccezione, un modicano, Pierpaolo Tona, project manager della Commissione Europea. Il liceo scientifico di Modica ha accolto l'invito della Commissione Europea a avvicinare le istituzioni europee agli studenti, alle fasce più giovani dei cittadini europei, e per un programma che si chiama EU Back to School, l'Unione Europea torna a scuola, e tramite questi interventi, ce ne sono stati già oltre 250 in tutta Italia per un totale di 18.000 studenti coinvolti, e si tende appunto di chiudere il gap tra i cittadini e le istituzioni europee. Un'opportunità quella di conoscere meglio le istituzioni europee, che sarà estesa anche ad altri indirizzi dell'istituto, ha detto il dirigente scolastico Sergio Carruba, che ha spiegato come la scuola stia pianificando anche un viaggio di istruzione a Bruxelles per alcune classi, per portare gli studenti a conoscere da vicino i luoghi cuore pulsante della politica europea. Io penso che sia importante per i nostri ragazzi venire a conoscenza di tutte le opportunità che può dare l'Unione Europea. La nostra scuola è stata sempre aperta al territorio e credo che uno degli obiettivi principali della formazione dei nostri
nostri ragazzi sia proprio quello di venire a conoscenza di tutte le opportunità che possono avere per il loro futuro. E a Modica tutto è esaurito sabato per il concerto di Santa Cecilia al Teatro Garibaldi. Sold out sabato al Teatro Garibaldi di Modica per la Civica Filarmonica Cittadina, che si è esibita con un concerto in onore di Santa Cecilia. Prende così il via la stagione musicale 2015-2016 della Civica Filarmonica Modicana, diretta dal maestro Francesco Di Pietro. Il concerto è iniziato con l'inno nazionale francese per ricordare le vittime della strage di Parigi, a cui è seguito un lungo applauso. Il concerto è poi proseguito suonando diversi brani di celebri compositori, tra cui Giuseppe Verdi e Franz von Suppé. Prestigiose pagine di storia della musica classica in raffinate trascrizioni di rinomati compositori, musica originale e jazz. Il concerto, con un folto pubblico presente che ha fatto registrare il tutto esaurito al Teatro Garibaldi, è stato dedicato come ogni anno il 22 novembre a Santa Cecilia, la patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti. Il servizio che avete appena visto è stato realizzato con la collaborazione di una piccolissima corrispondente, Elisabetta Napolitano. Infatti parte il via proprio in questi giorni il progetto A Scuola di TV con Canale 74, il programma dove protagonisti sono le scuole e gli studenti, e questa mattina sono stati proprio in visita nei nostri studi. Vediamo. Ha preso il via il progetto di Canale 74 Scuola di TV, dove protagonisti sono i bambini delle classi quarta e quinta elementari e della scuola media. I giovani e giovanissimi alunni vengono guidati alla scoperta delle tecniche di giornalismo e multimedia per far comprendere loro quanto importante sia il lavoro del giornalista, spesso sottovalutato, screditato, e quanto sia importante la ricerca della verità, che poi viene riportata ai telespettatori. Il percorso inizia con un incontro con il giornalista della redazione all'interno di classi dell'istituto. I segreti del buon giornalista, come cambia la professione sia del reporter che dell'operatore video, approfondendo i vari aspetti dell'informazione e della comunicazione in tutte le sue forme. Di seguito le classi coinvolte sono invitate per una visita didattica presso gli studi di Modica. Questa mattina sono stati ospiti gli alunni della classe quarta e quinta dell'istituto, poi domani succursale Serra Uccelli di Contrada San Filippo a Modica. Hanno visitato i nostri studi, hanno provato a realizzare una notizia, a presentare il telegiornale. A Scuola di TV è un progetto rivolto a tutte le scuole del territorio, per tutti gli alunni che per un giorno vogliono diventare provetti giornalisti. E ora lo sport. Modica Redivivo batte la Cireale, pausa per Ragusa e Comiso. Il Modica conquista la seconda vittoria stagionale, la prima in casa contro l'insuperato Acireale. I rossoblù hanno giocato una sfida perfetta nonostante l'allenatore in panchina, perché espulso alla fine dei primi 45 minuti. L'Acireale, allenato dall'ex Enzo Raciti, colto di sorpresa dalle prestazioni interessanti dei rossoblù, torna a casa a mani vuote. I modicani hanno subito messo in chiaro le loro intenzioni, impostando il match all'attacco, e già al quarto minuto insediano l'avversario sotto rete. Al 21esimo Costa insidia la retroguardia, Cese alla mezz'ora, Corso stampa un tiro ben assestato sulla traversa. La Cireale si vede solo nel secondo tempo con Godino che impegna campo. Nel secondo tempo azione dalla sinistra del Modica, ancora con Costa che mette in mezzo per l'arrivo di Priola che mette in rete. Un Modica pericoloso porta a casa la vittoria. Pausa invece per Comiso e Ragusa per la caldaia rotta al comunale comisano. Il match è stato inviato a mercoledì 2 dicembre e un rinvio che non dispiace a nessuno delle due squadre, perché il Ragusa potrà recuperare qualche infortunato e preparare nel frattempo il delicato derby di mercoledì all'Aldo Campo con il new team per il ritorno di Coppa. Si tratta di una sfida decisiva per il passaggio del turno. Durante la settimana il tecnico avrà modo di recuperare anche qualche infortunato per preparare la trasferta di domenica 29 sul campo della capolista Nissa. Parte oggi il concorso di Canale 74 dedicato ai presepi. Partecipare è facile, vediamo come in questo promo. Avete realizzato il presepe e volete farlo vedere in TV? Iscrivetevi. Verremo fino a casa vostra con le nostre telecamere per riprenderlo e poi trasmetterlo nella trasmissione Tradizione del Presepe negli Iblei, organizzato da Canale 74 Video 1.
Possono partecipare le scuole, i singoli, famiglie, enti, associazioni, parrocchie. Ci saranno 3 vincitori per ogni sezione a cui andranno attestati e ricchi premi ed un premio speciale web. Iscriversi è facile, basta chiamare 0932 197 2450 dalle 9 alle 13 o inviando un'email con i vostri dati a presepeibleo@gmail.com. Potete seguirci anche sulla pagina Facebook Tradizione del Presepe Ibleo. Ma affrettatevi, le iscrizioni si chiuderanno il 24 dicembre. Portiamo avanti la tradizione del presepe, un modo per trascorrere in serenità e armonia il Natale assieme alle persone più care. Allora, buon presepe a tutti! Bene, con questo è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.